Non parte. La trasmissione in diretta, dice. Ok. Dovremmo esserci. Sì, ci Allora, sono. dovrebbe essere iniziata. Allora, chiamo la redazione dell'informatore. Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo ospite il sindaco della nostra città, Andrea Ceffa, con quale faremo un'intervista, la classica intervista di inizio anno. Con me ci sono i colleghi Mario Pacali, direttore del giornale, ci sono collegati anche Davide Magnacci e Ilaria De Inesi. Intanto buonasera al sindaco e grazie per aver accettato questo invito a partecipare a questo esperimento, perché per noi è un po' nuovo, mentre lui è abituato ad andare in diretta tutte le settimane, grande dimestichezza con lo strumento. Prossima volta mi invito Senta, io alle mie dirette, facciamo il cambio, va sarebbe bene? interessante vedere il retroscena, quello che succede veramente Esatto. lì. No, intanto Ok. buonasera a tutti e grazie a voi per questa opportunità. Bene. Passo subito la parola al nostro direttore, allora, Mario Pacali. Buonasera signor sindaco, grazie e benvenuto a questo, come diceva il collega Bruno Sani, questo esperimento per noi è un po' il debutto con questo tipo di diretta. Allora, signor sindaco, nella classica intervista di inizio anno parleremo dei problemi della città, parleremo dei rifiuti. Lei aveva detto in una recente intervista voglio una Vigevano non più pulita, parleremo di infrastrutture, parleremo del castello, di contenitori dismessi. E ovviamente parleremo anche di un tema che è proprio di queste ore. C'è stata si sta scatenando sui social una polemica per quanto riguarda la famosa ordinanza di vietare i botti di fine anno. Le polemiche, lei si è fatto un appello al buon senso. Purtroppo abbiamo registrato un ferito e qui si sta scatenando un dibattito rispetto a questa ragazzina di 14 anni che è rimasta ferita da un petardo, da un razzo esploso in Piazza Ducale. Ecco, volevamo appunto un suo commento rispetto a questa situazione, rispetto soprattutto alle polemiche e alle divisioni che ci sono in città e che abbiamo letto in queste ore sui social. Ma sì, grazie direttore, anche perché diciamo che è l'opportunità per fare anche un po' di chiarezza, perché come spesso accade, poi basta prendere ed estrapolare una frase che era quella sul buon senso per poi ribaltare completamente quello che era il significato. I fatti sostanzialmente mi hanno dato ragione, nel senso che, come ho già cercato di spiegare, esiste già nel nostro regolamento di polizia urbana un articolo 54, B, che vieta l'accensione di fuochi su strada, quindi anche dei petardi. Ed è stato proprio l'articolo che è stato utilizzato sia la notte di Capodanno che anche in altre situazioni antecedenti per sanzionare chi aveva fatto esplodere, diciamo, petardi nella pubblica via. Tutte le città che hanno adottato delle ordinanze, che in realtà si proponevano il fatto di vietare in maniera assoluta l'esplosione di qualsiasi tipologia di fuoco, ripeto, non di quelli non consentiti che sono già vietati per legge, ma anche di quelli di libera vendita, il risultato si è visto. C'è un video bellissimo che non ho condiviso solo per decenza, che è di uno youtuber di Napoli, che fa vedere cosa succede a Napoli, che per la prima volta il sindaco ha deciso di emanare un'ordinanza in cui si proibivano qualsiasi tipo di fuoco, razzo o addirittura elemento pirotecnico in città. Ma così come è successo a Napoli, è successo a Milano, è successo a Roma, è successo anche nelle città più vicine che hanno adottato un'ordinanza. Negli ultimi anni, tra l'altro, Vigevano questa ordinanza non l'ha più adottata, proprio da quando esiste la previsione nel regolamento del divieto di esplodere fuochi su pubblica via, perché siamo stati sì i precursori di questa iniziativa, ma ci eravamo appunto come precursori resi conto subito che sostanzialmente diventa di difficilissima applicazione riuscirne a farne rispettare completamente il dettato. La cosa è semplice: davanti alle esplosioni che capitano a Capodanno, tu avresti bisogno di migliaia di persone per evitare che si esplodano i fuochi, perché l'articolo che citavo prima del nostro regolamento
di polizia urbana, che tra l'altro avevo fatto aggiungere io per la precisione quando ero assessore alla sicurezza, ovviamente lo può vietare sulla pubblica via, non può vietarlo all'interno dei cortili privati o dei condomini o dai balconi delle persone, insomma. E quindi io non voglio prendere, non ho voluto prendere in giro i cittadini. L'appello al buonsenso ovviamente era indirizzato al fatto di, è la notte di Capodanno, divertiamoci, ma cerchiamo di farlo nel rispetto di tutti. È una questione che o ci sono due possibilità per risolvere questo problema, o entra, come dire, nello stato delle cose delle persone che non sono più appassionati a questo esplodere di fuochi la notte di Capodanno, oppure c'è un sistema molto più semplice ed efficace, e l'ho detto anche nei miei interventi. La legge, e non lo può fare un sindaco questo, perché non l'hanno fatto neanche ovviamente i sindaci delle altre città, semplicemente perché non è possibile, se si decide che i fuochi d'artificio di libera vendita non debbano più essere venduti, semplicemente se ne vieta la vendita. Vietandone la vendita, certo, ci potrebbe essere ovviamente anche il fenomeno del mercato nero, del mercato nero, che si verifica tra l'altro, come abbiamo regolarmente. Visto regolarmente con i fuochi quelli vietati, non legali. Quindi voglio dire, certamente il vietarne completamente la vendita però oggettivamente ridurrebbe questo problema, ma questa sarebbe una misura seria se si volesse andare in questa direzione. Tutti i sindaci, io avevo detto prima, sfido chiunque, sono contento di questa opportunità, ci vediamo il 2 gennaio, il 3 gennaio e poi vediamo che efficacia hanno avuto quelle ordinanze. Efficacia zero. Noi intanto, ma quello secondo me. Noi però intanto siamo intervenuti a sanzionare, non era propriamente un razzo quello che ha colpito la ragazzina, era uno sempre di quei probabilmente razzetti di libera vendita, sparato ovviamente in maniera incauta. Ovviamente speriamo che la ragazzina stia bene, non, al momento non mi risultano, almeno che non ci siano informazioni più recenti. 7 giorni di prognosi, signor sindaco. Ecco, però comunque 7 giorni di prognosi non è uno scherzo, quindi questo dovrebbe invitare le persone. L'attività che ho ritenuto giusto fare era quella di sensibilizzazione, perché quella va verso le coscienze delle persone, va a sensibilizzare le persone nel evitare di utilizzare i fuochi o di farlo con moderazione. Per poter vietare, qualcuno ha detto li dovevi vietare, per vietarli dovrei essere in grado di vietarne la vendita nei negozi, cosa che non è il mio potere, perché non posso emettere un'ordinanza che ne vieta la vendita, quelli sequestra nei negozi, ripeto, quelli di libera vendita. Quindi alla fine ho avuto ragione, perché nei comuni dove l'ordinanza è stata emessa forse è andato peggio che a Vigevano, anzi sicuramente è andato molto peggio che a Vigevano. Siete presente che noi la sera di Capodanno avevamo 6 uomini della polizia locale, della polizia di Stato c'era qualche pattuglia che mi risulta si sia trattenuta fino a mezzanotte e mezza, e poi noi siamo andati avanti fino alle 2, alle 3, e c'è stato un momento, parlo della piazza, perché poi nel resto della città ovviamente non era facile poter effettuare il controllo dappertutto, ma in piazza Ducale diciamo che tutto si è limitato tra mezzanotte e 1, e poi è andato scemando fortunatamente, anche se è evidente che a mezzanotte, come in tutto il paese, c'è stato... ci sono state tante persone che hanno esploso i fuochi, questo è evidente. Ok, signor sindaco, a proposito di ottemperare le normative, ecco, per chi ci sta vedendo anche in diretta, noi siamo qui in redazione, siamo senza mascherina, ma perché siamo distanziati abbondantemente oltre i 2 metri da un computer all'altro. Siamo, come vede, tutti dotati. Quindi, anche prima del Covid ci evitavamo proprio. È giusto il discorso dell'ordinanza, può risultare ipocrita vietare una cosa che non si può vietare, però poi l'utilizzo della piazza in questo modo, insomma, c'è una via allora, di mezzo, no? Ma sull'utilizzo della piazza, guardate, intanto non vedo messaggi, avete attivato, mi permetto di dire, i messaggi? Sì, ci sono, ce li abbiamo. Allora non li vedo io. No, perché è vero, di solito sono io. C'è Bruno in regia, diciamo così. Bruno, guidi tu i messaggi che arrivano. No, volevo dire, riguardo la piazza, infatti, l'avevo detto anche nella mia diretta e subito
dopo alle polemiche che si erano generate, che tra l'altro, consentitemi, hanno però lasciato portare all'attenzione un problema che c'è, no? Si è reso evidente come le ordinanze non servono e che se si vuole intervenire in questo su questo problema lo bisogna fare in modo diverso. Sulla Piazza Ducale è l'unico altro modo per evitare che appunto la piazza in particolare, non il resto della città, sia teatro di queste esplosioni, di questi botti, un po' come viene da altre parti, è l'esperimento quanto avevamo fatto nel 2019, l'ultimo anno pre-Covid. Assieme all'Atletica Vigevano, se vi ricordate, si era organizzata la corsa di Capodanno con anche uno spettacolo in piazza che era durato non tanto, fino a 1:30, 2 di notte, se ricordo. In quell'occasione, non tanto solo per i petardi, ma proprio per poter garantire la pubblica sicurezza della Piazza Ducale, penso che molti di voi se lo ricordino, a parte che era stata una festa bellissima, molto partecipata, e da me fortemente voluta assieme all'Atletica come al tempo assessore allo sport, e che finalmente aveva riportato in piazza il bello del Capodanno. Se vi ricordate, la piazza c'erano circa quasi 2000 persone, non c'erano stati botti se non in maniera molto occasionale. Perché? Perché grazie all'enorme spiegamento di forze su un'area però contingentata, ed era stata contingentata proprio perché c'era un evento di pubblico spettacolo in piazza, tutte le entrate della Piazza Ducale erano transennate e controllate da personale di polizia o comunque di supporto alla polizia. E se vi ricordate, venivano perquisiti gli zainetti prima di entrare all'interno della piazza. Ecco, forse quello è stato l'unico anno che almeno in Piazza Ducale, e lì, infatti, vigeva il divieto di esplosione di fuochi e anche quello di portare, diciamo, bottiglie di vetro. Lì sì che aveva un senso, perché lì avevi la possibilità di farlo rispettare in un ambiente limitato e contingentato, con il controllo agli ingressi, e quindi evitando che le persone portassero fuochi o petardi all'interno della piazza. Non era possibile farlo, anche dire, fare un'ordinanza e limitare il divieto almeno alla piazza, al castello, alle vie del centro storico? Il castello era... No, perché per poter avere, se vi ricordate, avere uno spettacolo, per poter avere, per, sì, perché una io avevo, no, certo, io non è che se faccio un'ordinanza di quel tipo poi mi mandano lo spiegamento di forze che mi era stato mandato, perché è onore del vero, lì abbiamo avuto ovviamente ringraziare le forze dell'ordine dello Stato che, essendoci un pubblico spettacolo, avevano si erano dovute, voglio dire, anche impegnare per garantire la sicurezza. Questo può essere fatto ovviamente in quella situazione. In questo Capodanno non era possibile organizzare nulla, perché non era possibile prevedere nessun tipo di festa in piazza. Io mi auguro che per il prossimo anno di poter ripetere un'esperienza simile, quindi con uno spettacolo, può essere quello, possono essere altri in piazza, e quindi in quel caso sarà possibile avere quel tipo di impostazione e collaborazione da parte dello Stato, della Prefettura, per organizzare questi servizi. È evidente che se ciascuna città, parliamo solo della provincia di Pavia, chiedesse di avere 100 uomini o limitatamente alle piazze per controllare ciascuna piazza principale del paese, questo non sarebbe fattibile o consentibile. Io invece credo che se finalmente ci lasceremo alle spalle questo maledetto Covid che ci impedisce di riprenderci i nostri spazi, il rivivere almeno la Piazza Ducale, perché poi il problema chiaramente non si risolverebbe anche nel 2019 nelle vie limitrofe, quindi appena prima delle transenne, ovviamente gli scoppi e gli scoppi dei petardi c'erano stati, però limitarlo almeno in piazza credo che l'unico modo sia quello che è stato fatto nel 2019, e mi auguro che possa essere fatto anche il prossimo Capodanno. Beh, cambiamo argomento, rimaniamo insomma nel tema del degrado e dei comportamenti. Noi abbiamo fatto un'intervista per il tuo primo, adesso ci diamo un po' del tu, un po' del lei, ma ci conosciamo da 1000 anni, quindi sì. Insomma, vabbè.
Avevamo fatto un'intervista in cui noi avevo fatto un titolo che tu mi hai un po' contestato, cioè la promessa della città pulita, che però in realtà avevi un po' fatto, forse enfatizzando un po', no? Però il problema dei rifiuti in città, della pulizia della città, è un problema sentitissimo, peraltro in questi giorni di festa, come sempre, ci traboccano le campagne, i cassonetti del verde, quelle campane del vetro. Ecco, ma per quanto riguarda quel piano di straordinario di pulizia di cui parlavi a settembre, fine settembre, a che punto siamo? No, allora, intanto rispetto al titolo che dicevo, non è che contestavo il titolo, è come nel caso dei fuochi d'artificio, si prende, ma giustamente io giornalisticamente non è che mi stupisco, si prende la frase che poi può essere più ad effetto e la si utilizza come titolo, ma non è una critica, ci sta. In quel discorso io dicevo che dopo un anno impegnato a contrastare il Covid e tutte le misure che dovevano essere prese, anche se purtroppo adesso stiamo tornando, mi sarebbe piaciuto Parleremo. più tempo per pensare a migliorare un aspetto che era quello ovviamente del miglioramento della pulizia. Allora, per quanto riguarda la questione della pulizia straordinaria, ci sono due aspetti. Il primo è quello che ricordavo, cioè che anche se magari non tutti i cittadini possono essere consapevoli e convinti che sia la strada giusta e qualche volta davanti al perseverare magari nell'inciviltà di alcuni nostri concittadini, molti pensano o sperano di tornare al passato, cioè al cassonetto elettronico con la tessera sanitaria o d'altro. In realtà la strada da perseguire per arrivare, come hanno fatto tante altre città che sono partite prima, ad ottenere una città più pulita e che non veda l'abbandono di rifiuti che purtroppo spesso ci capita di vedere in città, è il primo aspetto, quello della rimozione delle campane del vetro e del verde, che sono di fatto un elemento di, che attira l'abbandono di rifiuti, ovviamente non concernenti al verde o al vetro, perché dove c'è un cassonetto si tende a abbandonare il sacchetto. Ragion per cui, faccio un piccolo inciso, avere dei cassonetti anche intelligenti, come hanno fatto alcune città con la lettura della tessera sanitaria o d'altro, in realtà non risolverebbe il problema, perché ancora una volta, siccome magari molti non hanno la tessera sanitaria o banalmente non pagano la Tari o per altre ragioni non possono avere un codice, il cassonetto in realtà poi funge da elemento di attrazione per rifiuti abbandonati. Quindi il primo aspetto è accelerare sul tema del vetro e del verde, è Sì, già per stata quello ci sarebbe la nuova isola ecologica di Via la nuova isola Cerenzia, ecologica, che la però sua nuova isola voi ecologica, state c'è stato un ritardando ritardo però. dovuto, esatto, come stavo spiegando, la rimozione delle campane del vetro e del verde potrà avvenire quando sarà pronta la nuova isola ecologica di via Ceresio. Per questioni, diciamo, burocratiche c'è stato un rallentamento di qualche mese, noi speriamo che l'isola poi possa essere pronta il prima possibile. Perché in questo modo che cosa potrà avvenire? Intanto la rimozione delle campane del vetro e il passaggio della raccolta del vetro porta a porta, come avviene anche per le altre tipologie di rifiuto, e poi anche del verde. Sul verde ovviamente rimarranno sempre la possibilità di scelta per il cittadino, portare il verde a questo punto in via Ceresio o anche in via Ristori, perché diventeranno due le isole ecologiche, o usare la possibilità del compost, quindi di avere in giardino, per chi ha il giardino ovviamente quei dispositivi che permettono sostanzialmente poi di creare automaticamente tramite il compost anche elementi di concime per il terreno, oppure quello di dotarsi di un servizio fatto da SM, come avviene in altri paesi qui vicino, cioè l'acquisto di un bidoncino o bidone del verde che dovrebbe avere, perché non è ancora, diciamo, stato stabilito ufficialmente, un costo che si aggira intorno agli 80 euro, ma che in realtà non è il costo del bidoncino,
ma il costo di 15-16 diciamo, attività di raccolta durante l'anno. Anticipo la domanda, in alcuni casi dove questo servizio era stato reso completamente gratuito, cioè i cassoni non erano stati fatti pagare, stanno tornando indietro perché cosa succedeva? Lo chiedevano tutti, anche quelli che in realtà poi non lo utilizzavano, e c'è stato uno spreco di risorse incredibile. L'obiettivo, ricordiamoci sempre, lo so che è un impegno, me ne rendo conto, tanti cittadini si sono lamentati, ma io sono convinto che poi man mano che si riuscirà a spiegare bene come avviene questo passaggio, si riuscirà anche a, come dire, come è stato anche per la difficoltà iniziale del porta a porta, si riuscirà a capire poi i vantaggi. Ricordiamoci che l'obiettivo finale della raccolta porta a porta è quello della riduzione assoluta, diciamo come obiettivo di massima, della raccolta differenziata del secco, cioè il sacco del nero, che tra l'altro non dovrebbe essere neanche più nero ma trasparente, dovrebbe arrivare al mercoledì o al sabato a contenere praticamente nulla, perché la capacità di riuscire a differenziare è quella che mette in moto un sistema di economia circolare da un lato, quindi di poter far valere e farsi pagare il rifiuto, e di riduzione dei costi di smaltimento dell'indifferenziata, che allora sì potrà arrivare poi a portare a una riduzione della tariffa dei rifiuti ARERA permettendo, perché poi sapete che molta parte della definizione della tariffa non dipende più dal comune ma dipende dallo Stato. L'unico modo che ha il comune per diciamo intervenire attraverso la municipalizzata e la collaborazione dei cittadini è andare a ridurre i costi e aumentare i guadagni sulla raccolta del rifiuto, guadagni che si trasformano ovviamente in abbattimento, contenimento del costo della tariffa. Ma il piano di pulizia delle strade, quello che dicevi, anche spostando il piano di pulizia il piano di pulizia delle strade, invece, lo discuteremo nei prossimi giorni con la, perché anche quello fa parte del nuovo PEF e anche quello va a insistere su un costo, diciamo, che poi si deve ribaltare sulla tariffa. Quindi per quest'anno gli elementi nuovi spero che possano essere presenti già da quest'anno, anzi qualcosa ci sarà sicuramente. Vi do anche una notizia positiva, che è un di cui che può far però piacere almeno ai cittadini sicuramente, ma anche al Rotary. È arrivata pochi al Rotary Mede, che aveva offerto all'amministrazione comunale, con una tecnica innovativa tra l'altro sperimentata da un nostro ex cittadino Paolo Salvadeo, un metodo di pulizia delle colonne della Piazza Ducale secondo una metodologia particolare, che prevedeva un progetto in soprintendenza, l'ok della soprintendenza. È arrivato proprio qualche giorno, uno degli ultimi giorni dell'anno, il parere positivo della soprintendenza rispetto a questa tipologia di pulizia delle colonne della piazza con certe accortezze, e quindi questo ci darà la possibilità a questo punto di passare alla fase 2, cioè coinvolgere i proprietari anche degli immobili in Piazza Ducale, perché sapete che le colonne comunque si affacciano sulla piazza pubblica ma sono di proprietà dei privati, e quindi assieme a loro non avranno ovviamente nulla da eccepire, immagino, ma verrà fatto con loro questo accordo per poter utilizzare questa tecnologia innovativa di pulizia delle colonne della piazza. E poi appunto la pulizia a cui mi riferivo è quella che, grazie a nuovi mezzi che ci dovrebbero consentire, primo, di effettuare delle pulizie di notte anche delle strade, ovviamente attivando prima in via sperimentale e poi in via definitiva il sistema ovviamente della sosta vietata in alcune notti durante la settimana, come già avviene in altre città, per consentire poi alle spazzatrici e agli operatori di pulire in maniera di notte, in maniera quindi senza auto, molto più efficace la strada e anche i marciapiedi. Pensiamo, non so, per dire via Merula, dove il marciapiede coincide esattamente con le vie, che quella strada ovviamente senza auto consente un passaggio e una pulizia molto più importante. Ovviamente poi c'è anche la collaborazione da parte dei cittadini, che però sono convinto che venga se poi il rapporto è, come dire, paritetico. Evidentemente io penso che, ecco, faccio l'esempio di Via Merula perché mi capita di percorrerla spesso, siccome
lì, come in altre parti della città, tutte le mattine c'è un ricordino, evidentemente serve poi il fatto che se si passa una volta a settimana, una volta o due settimane, con questo tipo di passaggio, poi nel mentre ci sia anche un'attenzione, un amore da parte dei cittadini nel cercare di mantenere il più possibile pulita la propria città. Sì, stavo leggendo anche qualche commento, ad esempio Serena di André dice: cassonetti sotterranei come in vari paesi dove non si vede e sente l'odore, ecco il risultato. Penso che sia un'idea. No, sì, anche lì ci sotterrare... sono i sì, anche in zone dove hanno, a parte che non si possono sotterrare dappertutto, ma anche in città dove hanno sperimentato questa, perché poi il problema rimane sempre quello di non arrivare con il cassonetto sotterraneo all'obiettivo che è quello del differenziare, cioè il cassonetto sostanzialmente va contro all'obiettivo finale che è quello di andare a ridurre il rifiuto. E io il cassonetto che sia sotto, che sia sopra, certamente se è sotto impedisco di vederlo per strada, eccetera, ma mi impedisce di abituarmi a fare quell'operazione di differenziazione particolare che solo il porta a porta ti porta a fare. Ma guardate, queste cose non le dice il sindaco di Vigevano. Se vi riferite ai principali consorzi, Coreco o altri, che si occupano appunto del riciclo, cioè spesso anni fa si prendeva ad esempio la Germania o da altri paesi, e gli enti che sono preposti a come si differenzia, a come si fa un utilizzo corretto del rifiuto, la direzione è quella: arrivare ad una specializzazione che comporta sicuramente un sacrificio per il cittadino quasi maniacale, diciamo così, della differenziazione tra plastica, vetro, carta, eccetera, per arrivare a ridurre il rifiuto, cosa che non accade se tu comunque ritorni ai cassonetti, che siano per strada o che siano interrati. Ovviamente se sono interrati, certo che l'effetto è quello di non vederlo e di non avere... insomma, come mettere la roba sotto il tappeto. Certo. Piero Pizzi dice: eliminare le campane del vetro sarà un disastro assoluto, decisione assurda, inconcepibile, si può ancora tornare indietro? Sì, si può ancora tornare indietro perché non si è neanche andati avanti. Quindi. Ma no, si può fare tutto. Io anche qui, cioè... Non riesco. È un'opinione, la sua opinione è rispettabilissima. Sì. Io l'ho detto all'inizio: sono per non tornare indietro, perché diciamo questi legittimi, come dire, spesso quando ci si trova in difficoltà si cerca di ritornare al passato pensando che sia la scelta ottimale. In realtà, ripeto, se andiamo a vedere le città che sono arrivate da più tempo di noi, prendiamo il Trentino, ma possiamo parlare anche di Novara, noi più vicina, sono andate in quella direzione da tempo. Quindi io mi devo riferire, se voglio ottenere il risultato, non a delle mezze misure, ma arrivare al risultato che hanno portato avanti tante città, anche più grandi di noi. Ok, poi, scusi, per me aumenterà il verde in campagna, ma perché acquistare non saprei come tradurre. Mario Cantella. No, forse si riferisce al fatto che c'è il pericolo che aumenti l'abbandono dei rifiuti in campagna, immagino. Se è del questo verde andrebbe bene, se abbandonassero l'erba. Questo sicuramente, no, immagino lui dice se si rimuovono le campagne. Questo sicuramente è oggettivamente... Verde, diceva lui, non verde. Può succedere, però può succedere in qualsiasi caso, quindi ripeto, non dico che non siano dei problemi, però non è, allora la soluzione che risolve il problema al 100% ovviamente non esiste. Quindi quando si è preso una strada, secondo me bisogna perseguire quella strada che ragionevolmente cerca di conseguire il risultato migliore ottenibile. Ecco. Mario Cantella chiede: il Comune può rinunciare alla quota derivante dal contratto di servizio con ASM per ridurre la bolletta di ESM energia, quindi luce, gas o solo gas, insomma, a cittadini e imprese? No, questa cosa l'avevo già vista scritta da qualche parte, ma ricordo che ESM Energia è una società sul libero mercato in concorrenza con gli altri, dove il Comune di Vigevano detiene una percentuale importante, ma non è un'azienda di Stato, ripeto, opera sul libero mercato, quindi dal mio punto di vista sarebbe tra l'altro estremamente sbagliato, perché tu andresti sostanzialmente a definire, a orientare la politica aziendale di una società che invece
fa concorrenza con le altre aziende sul mercato, non può sicuramente essere messo sostanzialmente indirettamente del denaro pubblico su questa misura. A proposito di SM Energia, sì. Avete la possibilità di venderla totalmente ad A2A entro il 19 giugno? Scusa se ti ho interrotto. Sì. Avete la possibilità di vendere interamente all'azienda, cioè il 55% di proprietà pubblica, con una chiamata da statuto, da, come si dice, patti parasociali, entro il 19 giugno. Decisione politica, si tratta di decidere se incassare o meno 19 milioni da 2A. Quando arriverà una decisione su questo punto? Ma come ho già detto, la decisione deve essere... arriva dal Consiglio Comunale. Di questi temi, proprio per la ragione per cui vi dicevo prima, è necessario parlare il meno possibile e non parla, che non bisogna parlarne, ma voglio dire parlarne nelle sedi opportune, ma senza aggiungere elementi che potrebbero appunto distorgere anche alcune logiche di mercato. Innanzitutto va verificata in maniera opportuna quella che era la procedura che anni fa è stata verificata e diciamo definita con i patti parasociali, va esaminata in maniera corretta come deve essere coinvolto il Consiglio Comunale, va valutato meno l'opportunità, però ripeto, sono ragionamenti che vanno fatti con cognizione di causa, senza farsi prendere diciamo dall'emotività. Ricordo anche che c'è sempre un altro elemento da valutare e da porre sul piatto, che l'avevo già detto anche in Consiglio Comunale, che noi abbiamo sempre la spalla di Damocle della questione del poter mantenere oppure no la percentuale pubblica, la partecipazione in un'azienda, la percentuale pubblica, che dicevo prima, di una società che è sul libero mercato, ed è un elemento da mettere sul tavolo, perché evidentemente se domani arriva una sentenza che ti obbliga a vendere, chiaramente non avresti probabilmente la possibilità di realizzare meno. Quindi sono tutti argomenti che andranno discussi sulla base però anche di approfondimenti a supporto della decisione politica, approfondimenti tecnici importanti che intendo richiedere in una o nell'altra direzione, nel senso che non stiamo parlando di un giochetto da nulla, no. Quindi anzi, va coinvolta la città con un ragionamento che appunto non deve essere emotivo o di pancia, ecco. Ok, c'è la collega Ilaria Dainesi, la aggiungo, eccola qua, colta all'improvviso, sempre a proposito di progetti e di decisioni. Prego Ilaria. Sì, io avevo una domanda sul castello, visto che per il trasferimento di proprietà dal demanio al comune l'amministrazione aveva dato incarico alla Capacity a novembre per presentare questo famoso piano di sostenibilità economica. Ecco, la mia domanda era: a che punto siamo e se il 2022 sarà veramente l'anno buono per il nostro castello? Allora, io sono solito non, come dire, cioè parlare quando i fatti sono avvenuti, quindi non fare grandi proclami. Posso dire però che il Capacity sta lavorando, abbiamo fatto diversi conti anche sul finire dell'anno, avevamo già informato con una lettera il demanio del procedimento che avevamo messo in atto e avevo sentito telefonicamente il demanio proprio per aggiornarli e ci eravamo messi d'accordo insomma di risentirci per la fine del mese di gennaio, capire a che punto stava il progetto. Diciamo che l'accordo di massima con il demanio era di trovare una modalità proprio per evitare quello che si diceva prima, che da anni si dice l'anno del castello, poi le procedure si incagliano, si perdono un po' perché il demanio se le perde, un po' perché magari il comune non riesce a tenerne traccia in maniera ottimale. Allora col demanio ci siamo detti evitiamo di gestire delle pratiche che risalgono alla notte dei tempi in cui ogni tanto ci interrompiamo. A fine gennaio ritroviamoci, vediamo a che punto è il progetto di valorizzazione e poi in base a quello ci diamo una data. Servono 50 giorni, 100 giorni, tra 100 giorni però ci diamo già un obiettivo che è quello di considerare in qualche modo, ce lo diamo reciprocamente, voglio dire, di considerare terminato il progetto e quindi sia il demanio
che il Comune, prendendosi questo impegno, dovrebbero essere in grado, ripeto, non so se il 2022, perché non so cosa succede con Covid, non so che cosa al Debagno può cambiare il dirigente e pensare in un altro modo. Quindi io parlo dei fatti. Io sono convinto che la procedura che abbiamo seguito, il pezzo che mancava era quella di evitare di farci le cose fatte in casa, cioè fino a un certo momento per imbastire sostanzialmente la base del piano di valorizzazione era evidente che dovevamo partire con quelle che erano le conoscenze che noi avevamo, ma poi era assolutamente necessario avere società specializzate nel creare piani di valorizzazione che avessero già esperienza in operazioni di questo tipo per aggiungere quel tassello che poi serve per arrivare alla firma. Quindi io spero di sì, però ripeto, proclami non sono solito farne, parlo solo quando i fatti sono avvenuti. Tra l'altro non so se poi avete avuto notizia di un'ottima novità per la città, poi magari ne parleremo, che è arrivata proprio in questi, in queste ore. Sindaco, no, se sindaco. Vuole. Sindaco, io direi a questo punto di andare con questa novità. Di andare allora, con... qui mi tolgo come al solito qualche sassolino. Quando c'erano i 15 milioni sono stato pesantemente, vabbè, attaccato, lasciamo stare. Con quei 15 milioni avevo detto che non era detta l'ultima parola e sarebbero arrivati. Quando avevo presentato il progetto ambizioso di Regina Margherita e la nuova Carducci, qualcuno aveva storto il naso. Beh, come al solito dovranno davanti ai fatti rimangiarsi quello che avevano detto, perché il decreto è stato appena pubblicato, abbiamo ottenuto i 9 milioni di euro per il progetto di riqualificazione urbana della Regina Margherita, della nuova Carducci e del parcheggio interrato. Con un punteggio, tra l'altro, potete andare a vedere, che è del 98,97, un punteggio altissimo, che va anche, come dire, a respingere alcune delle considerazioni che erano state fatte in maniera estemporanea, senza conoscere i dettagli dell'ipotesi progettuale, rispetto alla capienza del parcheggio sotterraneo: potevi farlo più grande, potevi farlo più bello, potevi farlo più alto. Ecco, la valutazione, c'è un indice, diciamo, di valutazione del progetto è molto alta, e quindi credo che sia una valutazione positiva di quello che è stato presentato. Quindi innanzitutto sono contento, perché 15 milioni più 9 milioni fa 24 milioni, più i quasi 2 milioni che avevo annunciato poco prima della fine dell'anno tra fondi regionali e fondi del Ministero per il Naviglio, arriviamo a 26 milioni, più un altro paio di milioni che abbiamo ottenuto in quest'anno e mezzo, quasi 30 milioni sono potenzialmente, perché poi dobbiamo lavorare perché questo avvenga, in poco più di un anno di mandato, sono almeno potenzialmente destinati alla nostra città. Ecco, come intervista da inizio anno, consentitemi, ma non tanto per me, per la città e anche per le persone che lavorano con me, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale, la mia maggioranza, di esprimere grande soddisfazione, perché, ripeto, io preferisco sempre parlare con i fatti quando i fatti arrivano, ed evitare di fare proclami, però siccome la notizia è vera ed è arrivata, credo che sia un'ottima notizia per la città. Questo però, e consentitemi, magari è una domanda che sarebbe arrivata dopo, ci dà anche un po' di preoccupazione. In che senso? Tanti soldi, tanta responsabilità, ma anche tanto impegno della macchina comunale per arrivare a rispettare le tempistiche richieste nell'impiego di questi soldi. Quindi il lavoro che stavo già facendo con l'unità di progetto che avevo creato specifica per i 15 milioni, ma anche per tutto il PNRR e le altre possibilità di finanziamento che possono arrivare nei prossimi anni, si dovrà concentrare in maniera precisa anche sulle scelte dei finanziamenti sui quali concentrarsi, perché attenzione, non bisogna farsi prendere la gola di dire di tutto quello che arriva io richiedo il finanziamento, perché nello specifico per i finanziamenti del PNRR, non so se tutti sanno che se non rispetti quelle che loro chiamano milestone, o comunque se non arrivi entro il 2026 a girare la chiave della nuova opera che ti sei prefisso di realizzare,
tornano indietro tutti i soldi che tu avresti dovuto impiegare. Quindi adesso la scommessa sarà nei prossimi anni centellinare bene le risorse, quindi magari non farsi prendere l'ansia di dire esce un altro progetto da 20 milioni e butto anche su quello, perché se le tempistiche sono concentrate in un ristretto numero di tempo, tu rischi poi di avere l'effetto boomerang, cioè di non riuscire a concretizzare le grandi opportunità di risorse che possono arrivare sulla città. Ecco, Sindaco, allora, il sassolino dalle scarpe che ti sei tolto per quanto riguarda il piano di rigenerazione urbana, lo dico con piacere, non riguarda l'informatore. No, okay. No, ecco. Forse magari intanto mostro una domanda, visto che parleremo di volevo appunto, scusami un attimo, parlare di questo, cioè quali sono le tappe, qual è il cronoprogramma di entrambi, perché allora abbiamo due finanziamenti importanti. Il primo di 15 milioni di euro che riguardava una serie di interventi, diciamo, più sul sociale, questo di rigenerazione urbana. Quale sarà invece il cronoprogramma? Allora, per quanto riguarda quest'ultimo finanziamento che è arrivato, per assurdo un minimo di risorse sono addirittura impegnate sul 2021, per dire, no? Cioè, ci hanno già destinato le risorse sull'anno che è appena finito, con il decreto che è stato presentato il 30 giugno, pochi soldi, quindi evidentemente non era possibile fare nulla. Poi ci sono una serie di risorse in crescendo, ci sono circa, se ricordo bene, 400.000 euro per la progettazione, e anche lì però le risorse sono suddivise in maniera diversa durante l'anno, quindi se ricordo bene il grosso dell'importo sarà per l'anno prossimo e non per il 2022, noi dovremmo riuscire a capire però come progettare, con che tempi, perché banalmente magari servirà anticipare anche alcune risorse che arrivano dopo per consentire di arrivare con i progetti pronti. Quindi su quest'ultimo da 9 milioni, siccome è appena arrivato, non ti so dare una risposta. Su quello di Regione Lombardia invece le tempistiche dovevano essere quelle dettate dalla Regione Lombardia di avere la firma della convenzione entro fine anno, poi non per causa di Regione Lombardia, a dire la verità, ma perché quei famosi accordi di cui parlavamo tra Stato e Europa sull'utilizzo delle risorse europee non sono ancora stati firmati, e quindi sostanzialmente la firma della convenzione, quindi la definizione di tutti gli stati, le idee bandiere, insomma le idee di progetto che c'erano nella strategia, Regione Lombardia li ha decalati nei prossimi mesi. Questo un po' mi preoccupa, perché evidentemente fin tanto che non firmiamo le convenzioni, ma questo non solo per noi, fin tanto che non firmiamo le convenzioni poi non possiamo iniziare ovviamente a fare tutto quello che serve, a fare i bandi, a fare i progetti, e il tempo si restringe, perché anche i fondi di Regione Lombardia erano 2026-2027, forse riescono a ottenere un pochino più di margine. Quindi il cronoprogramma forse più definito è quello dei 15 milioni, in cui dovremo chiudere entro i primi mesi dell'anno la convenzione con Regione Lombardia, poi i progetti dai quali probabilmente si partirà prima sono quelli che sono in capo solo al comune, quindi la biblioteca, il Fateci Spazio, quelli che sono immobili solo del comune, dove non devi andare a definire un altro passaggio importante, che è quello del se c'è un soggetto privato come Aler o la diocesi per quanto riguarda il Negrone, o anche il MacLab all'ITIS per quanto riguarda il laboratorio, lì ci sono anche da definire gli accordi tra enti diversi, quindi il cronoprogramma vedrà probabilmente realizzarsi quelli dove primo interpreta il comune. Ho comunque già portato avanti in linea prioritaria solo perché su quello aspettiamo anche di sapere il destino dell'emblematico Cariplo che riguarda l'Istituto Negrone. Ho avuto modo di parlare appena prima di Natale con Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, ci vedremo già nei primi giorni di gennaio per iniziare già a definire in che modo stabilire la collaborazione tra Comune, Negrone e Diocesi, e per fare in modo che si pongano le basi per un utilizzo alla città di un'importante struttura come quello del Negrone. Quindi le parti più complicate sono, e che probabilmente arriveranno un po' dopo, possono essere quelle dove devi definire questi aspetti con altri soggetti.
Ecco, Sindaco, prima di passare la parola al collega Anzani, ultima domanda. Ilaria, la collega Ilaria Degnesi ha parlato prima del castello, però c'è una domanda che credo di aver posto da 21 anni a questa parte e riguardano i contenitori dismessi, Colombarone, ex Macello e anche il futuro di Palazzo Riberia. Quale sarà? Palazzo Riberia... Direi, ci aggiungerei, vabbè, siccome prima ho visto una domanda, potrebbe esserci, se non torna anche il Tribunale, tra gli edifici su cui dover riflettere. Palazzo Riberia in realtà è dentro in una delle azioni previste dalla strategia, quindi Palazzo Riberia fruirà dei soldi di Regione Lombardia, il progetto è di un Community Skills Hub, quindi di un luogo, teniamo presente che la rigenerazione urbana di Regione Lombardia, anche qui qualcuno aveva filosofeggiato sul fatto che il nostro progetto non riguardava la rigenerazione, riguardava il sociale, peccato che era esattamente quello che richiedeva la Regione Lombardia, perché erano progetti di rigenerazione urbana finalizzati a rimuovere il degrado sociale, eccetera. E su Riberia, infatti, l'utilizzo è concentrato a situazioni come l'housing sociale, ristorante etico, spazi per la disabilità e spazi anche per la formazione. Quindi è proprio uno dei 7-8 punti della strategia, quindi Riberia io spero che sarà uno dei progetti che potranno essere portati a termine proprio perché lì le risorse ci sono. Sugli altri beni invece, il Colombarone e anche altri, il Macello, se vi ricordate, poco prima di Natale l'amministrazione aveva voluto emettere un avviso per la ricerca di un advisor che si occupi appunto della valorizzazione complessiva del patrimonio pubblico. Vi posso dire che l'avviso doveva scadere a fine dicembre, ma sono arrivate diverse richieste di chiarimenti e quesiti, quindi c'è stato parecchio interesse rispetto a questa proposta dell'amministrazione comunale, quindi i termini di scadenza dell'avviso erano stati prorogati appena dopo le vacanze di Natale, quindi tra qualche settimana. Ecco, questa dal nostro punto di vista è l'opportunità di avere una visione complessiva e non pensare solo cosa facciamo al Colombarone, cosa facciamo al Macello, ma di avere soggetti anche qui. Chiaramente devono riferirsi al nostro territorio, non è che possono inventarsi di fare quello che vogliono, ma che abbiano possibilità e una visione di valorizzazione complessiva di quello che noi abbiamo e di non di vedere sempre il progetto a pezzettini. Quindi i nostri desiderata magari poi non sono quelli che il mercato o comunque il mercato in senso lato, non dico il mercato solo quello commerciale, può vedere come destinazione. E quindi io credo molto nell'affiancare alla politica anche un livello di supporto professionale e tecnico che poi metta la politica nelle condizioni di decidere senza spesso pensare di trovare tutte le risposte all'interno del Consiglio Comunale, della Giunta, che sicuramente, parlo Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, ha possibilità di esprimere anche professionalità e competenze importanti, ma che chiaramente, non essendo quello la sua finalità ultima, ha bisogno di essere supportato da proposte, dove poi ovviamente la scelta ultima è sempre quella politica, non è che demandiamo la scelta ai tecnici, ma almeno una proposta che ti dica: guarda che stante questa situazione di mercato, stante quello che tu hai, stante le infrastrutture, la proposta complessiva che secondo me puoi avere su questi immobili è A, B o C, è un modo di lavorare che io ritengo possa essere più fruttuoso piuttosto che cercare noi di farci venire delle idee che magari poi coincidono con quelle che poi ci vengono in qualche modo validate, ma che se non sono supportate da altri elementi rischiano di portarci poi a lasciare questi contenitori vuoti ancora per lungo tempo, perché parliamo di contenitori non facili da riempire, eh? Cioè il Colombarone e il Macello richiedono investimenti importanti e quindi richiedono anche riflessioni importanti.
Ok, darei, c'è una domanda del collega Davide Magnaci, eccolo lì. Poi ne ho visto comparire uno in pop-up, ma non so se quella... era una domanda su... Davide, ditemi voi. Davide, poi dopo torniamo. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, Davide. Anzi, buonasera. Buonasera. Senti, a me interessava sapere il futuro del Teatro Cagnoni. Nel senso, in questo momento organizzare eventi a Vigevano è l'ultimo dei problemi, così come dovunque... perché ci sono altri problemi, però era stato annunciato, era stato detto che da fine marzo in poi in teoria i lavori sarebbero conclusi e se la situazione lo permettesse si potrà tornare ad allestire spettacoli, concerti, quel che sia al Teatro Cagnoni. Quindi è così oppure i tempi si allungano per ritardi vari nei lavori o altre cose? Allora, i ritardi dei lavori su opere di quel tipo ovviamente possono sempre succedere. Al momento mi risulta che stanno lavorando su una parte delicata, no? E quindi su un edificio che ovviamente ha il suo tempo. Quindi io spero di no, spero che i tempi non si prolunghino più di tanto e che si possa, emergenza Covid permettendo, ritornare ad utilizzare un contenitore, anzi contenitore riduttivo, un'istituzione così importante come quella del Cagnoni, anche perché, che se ne dica, sai, spesso si dice in città non c'è mai nulla, in realtà abbiamo visto come l'assenza del Cagnoni abbia portato la difficoltà a trovare posti, appunto, dove esibirsi, dove fare concerti, dove fare spettacoli, e quindi vuol dire che di effervescenza ce n'è, e l'assenza del Cagnoni è sicuramente un elemento di sofferenza per la città. Quindi io spero che i lavori procedano senza intoppi, ma anche su questo evito sempre la logica dell'affermazione incauta, come dicevo prima, preferisco essere certo man mano che i lavori procedono che non ci siano problemi. D'altronde abbiamo visto anche allo stadio, no? Allo stadio c'è stato il crollo, fortunatamente non è successo niente, siamo riusciti a recuperare le risorse, poi abbiamo visto che però era ammalorato anche tutta un'altra parte di strutture, ne abbiamo recuperate delle altre, il secondo intervento è previsto per l'inizio di quest'anno, quindi su strutture ovviamente che hanno gli anni che hanno, la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Però sul Cagnoni vorrei ricordare che nel 2023 ricordo anche i 150 anni dalla nascita del Cagnoni e noi stiamo lavorando per poter ottenere, anche lì se ci riusciamo, aderendo ad un finanziamento importante di Regione Lombardia, stiamo già guardando avanti, cioè ottenere quelle risorse che ci consentono di fare quello che abbiamo scritto nel programma di mandato, cioè dare anche una bella rinfrescata al nostro Cagnoni per il 2023, non solo la parte strutturale che è fondamentale perché altrimenti non puoi neanche entrarci, ma le poltrone, le mucchette, insomma dargli una bella rinfrescata che consenta poi al nostro teatro di festeggiare il 150esimo anno senza sentire o sentendo il meno possibile i segni del tempo. Ecco, quindi sul nostro teatro, al di là di questi interventi che sono stati necessari non per causa di forza maggiore, abbiamo in animo anche e ci stiamo già muovendo per ottenere finanziamenti ulteriori per andare invece a renderlo ancora più bello e più confortevole. Mostreremo una domanda di prima sulla terza. Continua a comparire. Sì, ogni tanto. Sì. Sì. Rimuovo il Davide. Ecco. Non sarebbe troppo vero Davide. Non sarebbe un drabbio economico sfruttare la bellissima struttura abbandonata all'ex tribunale di storia. Ma allora, dividiamo un attimo i temi. L'ex tribunale comunque non sarebbe utilizzabile per quel progetto della cittadella che è molto più ampio e al limite il tribunale potrebbe sì essere utilizzato come sede magari per qualche altro servizio pubblico, questo certamente. La cittadella di sicurezza è tutto un altro discorso. Ricordo che è un progetto che sostanzialmente al comune non sarebbe costato praticamente nulla, perché non sarebbe costato, dico, perché poi ci vuole qualcuno che l'approvi, perché è impostato in modo tale che sostanzialmente quelli che sono gli affitti che oggi le altre strutture dello Stato pagano ad altri soggetti, in alcuni casi anche privati, vengano sostanzialmente versati al comune, che così manterrebbe
Si manterrebbe la rata, banalizzo, di costruzione e di mantenimento poi della struttura, quindi sarebbe quasi a costo zero per l'amministrazione comunale, un progetto molto più importante e avveniristico. Vi ricordo però che poi è arrivato il Covid, io ho voluto comunque lasciarlo nel programma di mandato perché ritengo che potenzialmente, vista la difficoltà e la carenza che c'è nelle strutture delle nostre forze dell'ordine, sia un progetto comunque valido. Il Tribunale invece è un discorso diverso, sicuramente la battaglia va portata avanti fino in fondo, non è una battaglia semplice, non si può sicuramente, a un certo punto bisogna venirne a una, consentitemi un linguaggio magari un po' semplice, perché l'immobile può sicuramente essere valorizzato in tanti modi. Io il mio auspicio è che torni il Tribunale, perché il Tribunale è stato un furto che ci hanno fatto vergognoso e soprattutto che ha dimostrato l'inefficienza di una scelta che è stata che ormai è evidente come sia stata sbagliata. C'è Regione Lombardia, io ho visto ancora l'intervento giusto del vostro giornale e anche del consigliere Madeo rispetto all'impegno di Regione Lombardia a portare avanti la proposta di legge al Parlamento. Avevo contattato anch'io più volte tramite il consigliere Invernizzi, la presidente della commissione Cappellari, per sollecitare di portare questa proposta in commissione. Mi dicono che le commissioni con il bilancio, queste specifiche che si occupano di leggi speciali, non siano riunite. Mi auguro che con l'inizio dell'anno lo facciano, perché non bisogna lasciare, dal mio punto di vista, nulla di intentato. Soprattutto, su questo concordo con quanto affermato più volte da Giuseppe Madeo, è assurdo che se tutte le regioni in Italia almeno hanno provato a portare avanti una proposta di legge al Parlamento, che ricordi, una proposta di regione al Parlamento che poi la deve approvare, non ci sia quella di Regione Lombardia. Poi è vero che la scelta ultima è quella di Roma, ma noi non possiamo far sì che non ci sia la voce di Regione Lombardia nel ribadire che comunque il Tribunale doveva rimanere qui ed è giusto che ritorni. Come vedi, ci abbiamo messo in... No, ma in realtà perché non sono arrivati? Sono arrivati... Ma intanto gli ospedali che sono realizzati adesso sono quelli che sono stati ovviamente progettati qualche anno fa. Non è che... non so che cosa si riferisce nello specifico, ma che un ospedale nuovo che è costruito, si sta costruendo o sono arrivati i soldi adesso, sono quelli che sono stati decisi l'anno prima. È un progetto che richiede diversi anni, ma in realtà suvvigevano in questi anni di soldi per il nostro ospedale, quello attuale, ne sono arrivati, l'emodinamica, c'è il potenziamento c'è stato il nuovo pronto soccorso, ci sarà il potenziamento ulteriore del pronto soccorso, siamo riusciti ancora per quest'anno e spero in via definitiva a salvare anche la scuola infermiera. Avrò un incontro anche diciamo entro il mese di gennaio con il rettore per approfondire questo tema, e poi con SST sono costantemente in contatto, quindi i soldi ne sono arrivati. L'ospedale nuovo è una scommessa diversa. Io l'ho sempre detto, quando ho messo nel mio programma elettorale un nuovo ospedale, non è che immaginavo di averlo all'interno di un mandato di 5 anni, sarei un folle, prometterei delle cose, con scarso rispetto dei cittadini. Io penso che bisogna avere un po' la scommessa di avere una visione anche un pochino che va oltre a quella necessariamente di un mandato, e direi che i passi che stiamo facendo di preparazione di un nuovo ospedale, che non può essere il nuovo ospedale di Vigevano, ma deve essere il nuovo ospedale di un'area più ampia, che io ho pensato dovesse essere quella della Lomellina, secondo me abbiamo avuto un riscontro assolutamente positivo anche da parte dell'assessore Moratti qualche mese fa. Ho visto le prese di posizione dei medici di Mortara e della Lomellina, dei sindaci di Mortara e di Mede, che si esprimono in maniera favorevole con un nuovo ospedale spostato verso la Lomellina, che possa essere ovviamente di riferimento e di ridefinizione di tutta la politica sanitaria in Lomellina. Quindi io direi che
lavoriamo in questa direzione, però in maniera seria e con ovviamente i passi che devono essere fatti per poi raggiungere l'obiettivo. Ok, siamo arrivati quasi all'ora, quindi insomma ci avviamo un pochino verso la conclusione. Questa domanda ci permette di entrare nell'argomento del giorno, purtroppo, sì, purtroppo. Ci sono dati negativi, ma insomma mi pare che questa questione dei tamponi stia diventando... Ma la questione dei tamponi sta diventando un problema ovviamente su scala nazionale. Come sapete, io avevo prima informalmente, poi ufficialmente, visto che non avevo sostanzialmente risposte ufficiali, scritto a ATS, a SST, ma anche all'assessore Moratti, alla cabina di regia, proponendomi, dando la disponibilità, perché disponibilità vuol dire anche mezzi e soldi, perché nella esperienza precedente del tamponi drive-thru al palazzetto l'amministrazione ci ha investito personale, qualche migliaia di euro, la messa a disposizione dell'area, insomma ha collaborato attivamente, l'esperienza era stata assolutamente positiva e quindi ho detto guardate che noi siamo a disposizione. In questo momento la risposta, penso che si sia letto anche su alcuni mezzi di informazione in questi giorni da parte della regione, almeno per la provincia di Pavia, è stata quella di aumentare, ma così non sembra, la possibilità di avere tamponi nelle strutture già esistenti. 20 sono pochissime, quindi è vero che non c'è solo l'ospedale civile, però a me dicono di forti criticità anche, e mi dicono basta vedere le code delle farmacie, nell'erogazione, come giustamente diceva questo nostro concittadino, non solo dei tamponi, chiamiamoli quelli antigenici che servono per vedere se, come nel periodo delle feste, posso andare in ferie a Capodanno, a Natale, posso trovarmi con gli amici, ma proprio anche per quelli invece, come diceva la persona che è intervenuto prima, che invece sono necessari per uscire dalla quarantena e tornare al lavoro. ATS e SST si sono presi l'impegno di dare priorità, era notizia di qualche giorno fa, proprio a queste tipologie, dando magari un livello più basso alle altre esigenze di richieste di tamponi. Ricordiamoci che anche c'è tutto l'aspetto della scuola, adesso ritornano le scuole, quindi abbiamo anche i ragazzi che devono tornare a scuola. Io mi sento costantemente, e chiaramente se questa situazione non cambierà, continuerò a far pressione perché aumenta. Com'è la situazione per le scuole in vista del 10? No, per adesso non ci sono avvisaglie, diciamo, di prolungamento, come ha già detto il presidente Draghi, anche il ministro dell'istruzione. Sì, no, a parte quello che ha detto il governo, cioè sì. Siccome c'erano scuole chiuse qua. L'ordinanza terminava col periodo prenatalizio, quindi. Tutte rientrano normalmente. So che appunto il governo stava mettendo in piedi, anche se non si capisce bene come, la possibilità di avere un monitoraggio un po' più costante rispetto al tracciamento, almeno nelle scuole, che costituiscono oggi magari il veicolo di trasmissione maggiore. Però vi devo dire una cosa, bisogna anche essere onesti, anche dove esistono i punti tampone drive-thru, leggevo oggi, ci sono code interminabili e situazioni del tipo... non so, uno apre alle 7:30, hanno chiuso e non. Quindi mi pare che qui il problema debba essere affrontato non solo mettendo a disposizione un maggior numero di tamponi, ma anche cambiando la modalità di tracciamento, come ha già detto qualcuno più autorevole di me, perché altrimenti, come dire, non c'è proprio lo spazio fisico per esaminarli e farli tutti questi tamponi. Quindi qualcosa secondo me deve cambiare. Perché o scende la curva epidemiologica e quindi a un certo punto inizia a diminuire e a non crescere in maniera appunto esponenziale l'aumento dei contagi, oppure bisognerà trovare il modo di ridurre al minimo l'effettuazione dei tamponi, perché altrimenti non si riesce a stare dietro a questa problematica. Va bene. Vedo che poi le persone si stanno riducendo, perché oltre un certo limiti di tempo, secondo me, si perde l'attenzione, siamo andati oltre l'ora. Lascio a Mario per i ringraziamenti e i saluti. Sindaco, ovviamente la grazie da parte della redazione. Sei stato, se mi passi il termine, una cavia in questo nostro prima diretta attraverso questo nuovo sistema.
grazie veramente per la disponibilità. Grazie Mario, siccome appunto sono stato per voi da Cavia e ho l'occasione di parlare per mezzo di questa comunque trasmissione sperimentale vostra con tanti cittadini che mi dissentivo, Bruno diceva, intervenivano magari anche su temi di cui abbiamo parlato all'inizio di questa diretta, lasciami fare un po' di spot, ricordo, ma istituzionale in questo caso, ricordo ai tanti cittadini che sono connessi a questa diretta che io mi sono preso l'impegno, normalmente tutti i venerdì al pomeriggio, di tenere una diretta Facebook, YouTube e Instagram con i cittadini, dove parlo della situazione Covid, ma anche di quello che succede in città, e cerco, come avete fatto voi adesso, passandomi, immagino, solo alcuni dei commenti e le domande che sono pervenute, di rispondere alle questioni e ai dubbi dei cittadini, se non subito, anche poi in una seconda fase. Quindi approfitto di questa vetrina anche per spiegare ai cittadini questa possibilità. Adesso ti facciamo concorrenza e ti rubiamo tutta la Grazie ancora. Grazie. Buon anno a tutti voi, grazie. Buon anno, buon anno a tutti, grazie.